Benvenuti ragazzi, benvenuti a quest'aula di oggi dove mostreremo come creare una pagina attraverso il nostro creatore di blog e site WordPress. La pagina è più un'idea di site che di blog, perché la pagina rappresenta quella parte statica, diciamo preparata. Bene, ma statica, non come il blog che è una cosa più dinamica. La pagina è un qualcosa più per site o per incluire alcuni design. In questo caso noi vedremo la creazione della stessa pagina. Per esempio, vedete qui ho fatto questa pagina e adesso vado nella mia pagina, ok? Allora, per mostrarvi correttamente come iniziare a creare pagina, azzeriamo tutto e ripetiamo tutto, ok? Andiamo qui su pagine, vediamo tutte le pagine. In questo caso, questo mio sito ha varie pagine, ok? Ho creato delle pagine perché ci sono dei corsi, corso di WordPress, ci sono corsi di arti marziali, insomma. Ci sono varie situazioni e sempre, sempre sto aggiornando. La differenza è questa: io entro in modifica e non ci sono articoli, sono pagine, pagine per siti, ok? Il sistema, il meccanismo di includere immagini, di togliere immagini è pressoché sempre lo stesso. Per capirlo meglio, partiamo di nuovo da zero, ok, e facciamo aggiungi una nuova pagina. La mia pagina si chiama pagina di test. Ok? Adesso io voglio iniziare in un consiglio che do. Adesso vedete, è stato generato un link automatico. Questo link è il link che richiamerà poi la mia pagina all'interno del nostro sito, ok? Perché se si parla di pagine, la maggior parte delle volte si parla di sito, non di blog. Ok? Allora, adesso io voglio scrivere un articolo, sono molto felice di stare qui. Ok? Diciamo che ho scritto questo. Adesso io voglio mettere un'immagine, un video, quello che sia. Se voi avete YouTube, per esempio, potete copiare e incollare il codice che c'è sotto il video, dove c'è scritto condividi, cioè da un codice piccolino, e poi se voi vedete a fianco da incorporare codice. Potete utilizzare quello per prendere, per esempio, i video di YouTube. Dico YouTube per dire anche altri Vimeo e altri sociali, che social video, okay, che stanno disponibili oggi sul mercato. Andiamo qui su media e prendo questa parte, ok? Voglio incorporare l'immagine. Quindi abbiamo creato la scritta, possiamo incorporare l'immagine. Ah, una cosa importante: possiamo decidere se l'immagine la vogliamo a sinistra, a centro, a destra o nessuno. Nessuno pone l'immagine in una maniera un po' differente, che sarebbe con le scritte sotto laterale a destra. Qui possiamo decidere la misura di quanto debba essere grande la nostra icona. Ci sono delle misure già prestabilite e altre misure che noi possiamo decidere di farle o alla misura normale o alla misura. Una misura totalmente personalizzata. Ok, quindi abbiamo fatto aggiorna. Qui possiamo decidere se spostarle nella stessa cosa, è la stessa cosa, solo che qui lo facciamo dalla parte di fuori e vediamo che cosa succede. Ok, se usiamo questa opzione il testo va sopra, se usiamo questa opzione il testo va sotto. Incomincio da sotto, quindi ok, di qui possiamo iniziare da sopra, per esempio, e addizionare altro testo, vedete, va direttamente. Ok, in questo caso, scusate, era un po' più piccolo, quindi
è andato giù, però normalmente fa le righe intere e cammina di questa maniera, va bene? Qui abbiamo, e come nello stesso metodo di Word, è molto semplice da utilizzare, è facile fare un po' di pratica per capire che cosa stiamo facendo. Qui c'è il testo barrato, il corsivo, il grassetto e altre funzioni che vi garantisco sarà davvero molto facile capire. Qui è come allineare il testo, se vogliamo allinearlo centralmente, lateralmente da un lato, lateralmente dall'altro. Qui nel momento che vogliamo creare un link, noi mettiamo l'URL, che sarebbe la pagina dove vogliamo essere inviato il testo, e qui il testo che dovrà comparire, o se abbiamo per esempio, vogliamo inserire delle pagine, cliccando sulle pagine già create o sugli articoli creati andremo poi a modificare quest'URL e a richiamare gli articoli che noi stessi creeremo. Questo apri link in una nuova, in un nuovo tab, significa apri link in una nuova pagina, ed è un sistema, per esempio, cliccare e creare direttamente aprendo un'altra finestra di pagina, ok? Lasciando quindi quello che sta, si apre una nuova finestra e si apre l'articolo. Nel nostro caso non lo clicchiamo perché non ci interessa, e facciamo aggiungi link. Quindi adesso ho creato un link nella mia pagina, che poi mi aprirà un'altra pagina. Ok, qui abbiamo le varie formattazioni e quant'altro, ma questa parte vi garantisco che sarà molto facile e intuitiva da capire. Una cosa importante: qui abbiamo paragrafo, titolo. Se noi vogliamo mettere un testo in una maniera un po' più grande, più piccola, insomma, ci abbiamo come farlo, ma per qualsiasi cosa poi si può sempre con Word, perché è molto facile da gestire questo. Dobbiamo ricordarci una cosa in particolare: esistono due modi, la modalità visuale e la modalità testo. Se devo aggiungere per esempio un video di YouTube o un'immagine posta in un'altra parte che non sia il nostro site, è bene andare in testo e copiare e fare il collegamento attraverso i link che normalmente vi rimandano all'immagine, nel caso non fosse presente in WordPress. Sia un video che un'immagine possiamo utilizzare la parte testo. Se è presente in WordPress, basta semplicemente andare qui su aggiungi media e andiamo a mettere tutte le immagini che noi vogliamo, come le vogliamo, dove le vogliamo. Ok, è solo un modo di visualizzare la situazione. Allora, salva bozza, anteprima e pubblica. Questi qua, la bozza che cos'è? La bozza è una specie di... ho preparato una bozza per poter aprire una pagina, quindi ho preparato un'idea che però non verrà pubblicata. Io la salvo ma non la pubblico. Anteprima ci permette di vedere sul momento come noi abbiamo fatto questa modifica, come viene sullo schermo. Ok? Quindi quando la gente va a visualizzare il sito compare in questa maniera. Benissimo. So già se viene bene o viene male. Pubblica, inutile spiegarlo, è la pubblicazione della pagina. Anche se facciamo pubblica, quando vogliamo possiamo sempre salvare la bozza e tirarlo dalla pubblicazione. Ok, quindi vediamo qua, bozza pubblica, vedete? In attesa di revisione, o bozza in questo caso, perché la cosa non è stata pubblicata. Ok, in questo caso la visibilità, se lo vogliamo visibilità pubblica, protetto da password, o privato, solo per alcune persone, se vogliamo creare una pagina solo per alcuni. Ho qui la possibilità di poterlo pubblicare, per esempio, in un giorno in particolare, in un'ora particolare.
invece che dalla pubblicazione adesso, io chiedo che a mezzanotte sia pubblicata questa pagina. Lui vede l'orario e a mezzanotte va pubblicando la pagina. Ok? Qui abbiamo varie pagine. Se noi vogliamo che ci sia una pagina genitore o non vogliamo che ci sia una pagina genitore, che sia una pagina di base, significa una pagina totalmente indipendente. Qui abbiamo invece template. Nel caso del mio template ci sono solo due situazioni già pronte, che è il template standard e il full width. Lo standard sarebbe quello che in questo caso ha questa parte laterale, quindi la parte destra una colonna extra. Full width normalmente è la parte tutto testo, diciamo tutto da scrivere. Qui se ci sono delle pubblicazioni, per esempio, per pubblicare lateralmente le pagine, possiamo scegliere l'ordinamento, se la vogliamo per primo, secondo, terzo, quarto. Normalmente quando si pone una pagina, si pone per esempio un'immagine in evidenza, nel momento che andiamo a caricare per esempio le pagine sulla parte laterale, potrebbe uscire l'immagine, quindi noi dobbiamo, e diventa tipo un banner che poi riconduce alla pagina. In questo caso noi poniamo l'immagine in evidenza e andremo poi dall'interno dell'area widget, che mostrerò in una prossima aula, a decidere di come venir collocare la pagina nella colonna laterale attraverso un piccolo banner. Molto semplice anche da fare, comunque dà una visibilità alla nostra pagina se noi vogliamo avere una rilevanza su determinati articoli e teniamo lateralmente per esempio una lista di 4 o 5 degli ultimi articoli o degli articoli diciamo più importanti, degli articoli o anche delle pagine più importanti del nostro sito che vogliamo che vengano comunque visti attraverso una piccola evidenziazione. Possiamo utilizzare per l'appunto questa immagine in evidenza, dove noi metteremo un'immagine e mostrerà questa immagine per poter poi accedere alla nostra pagina. Quindi con questo mi sembra di aver spiegato più o meno tutto. Se ci sono dei dubbi, per favore mandatemi un commento, qualsiasi cosa, io sono a vostra disposizione. Iscrivetevi al mio canale qui su YouTube e ragazzi vi auguro una buona continuazione con i nostri tutorial. Per oggi e solo per oggi è tutto, un abbraccio a tutti voi, ci vediamo presto, ciao alla prossima!